Tele due ruti, una televisione monolocale. Questa va proprio raccontata per dare la misura della miseria umana. Ma in questo caso c'è un elemento ulteriore, nel senso che siamo in un contesto culturale. E il protagonista di questa vicenda, che mi è stata narrata da un amico pochi giorni fa, è persona afferente al mondo della comunicazione culturale, mediatica, televisiva. 1991 circa, siamo a Torino durante un salone del libro. Credo sia una festa di quelle del salone, può essere quella delle Einaudi o della Bompiani, insomma, in ogni caso, là dove si svolge la festa sono presenti Umberto Eco, Giulio Einaudi, Natalia Ginzburg e altre persone. Insomma, ci sarà stato Alessandro Dalai, Piero Gelli, Gian Arturo Ferrari e tante altre persone. A un certo punto uno dei presenti si avvicina, si accosta. Un altro gli chiede, prendendolo da parte: scusami, Giovanni, il nome di fantasia Giovanni, toglimi una curiosità. Ho notato che tutti i presenti hanno la cravatta con la goccia, cioè ossia nel nodo una certa piega, ma mica vorrà essere un segno di riconoscimento. Giovanni in quel momento dice: ma no, è assolutamente casuale. L'avesse detta a me, gli avrei detto che non lo sai. Non credo che servano commenti ulteriori. Circa la miseria umana, la piccineria di chi pose quella domanda. Beh, la dignità non si conquista in palestra. Il marchese Fulvio Abate. Essere un idalgo. L'avesse chiesto a me, gli ha detto che non lo sai, è un segno di riconoscimento. E questo coglione sta ancora in giro. Tele due ruti.